Giulia Delellis al GF VIP, la gaffe infelice sui gay. Grande Fratello VIP, Giulia Delellis e la gaffe sui figli dei gay. Stare 24 ore nella casa del GF VIP non è facile. Bisogna stare attenti a come si parla, a come ci si pone di fronte a un argomento spinoso, e via discorrendo. Marco Predolin si è lasciato sfuggire una frase a dir poco infelice sugli omosessuali che ha fatto scatenare il web, che ne richiede da giorni la squalifica. Come potrà essere perdonato il suo atteggiamento se ancora dopo un anno Clemente Russo continua a essere definito imperdonabile dalla maggior parte della gente dedita ai social? Ieri ci ha pensato anche Luca Onestini a entrare nel club dei VIP mal visti dai social. Il suo punto di vista sul fatto che più omosessuali ci sono in giro e più donne ci sono per lui e per tutti gli eterosessuali è stato definito triviale e infelice. Si sperava fossero finite qui le uscite sbagliate, invece nella notte ci ha pensato Giulia Delellis con una gaffe che non è passata inosservata. Secondo me i figli dei gay, la maggior parte saranno gay. La dimostrazione che non si impara mai dagli errori degli altri. L'intervento di Cristiano Malgioglio, il quale ha detto che sono argomenti troppo delicati da trattare così, è stato salvifico, ma non ha evitato che questa infelice frase venisse pronunciata. Giulia Delellis al GF VIP, i figli dei gay, la maggior parte saranno gay. Giulia Delellis è entrata nella casa del Grande Fratello VIP lasciando dietro di sé una scia di pregiudizi non indifferenti sulla sua mansione, sul suo amore con Andrea Damante, sui suoi sogni televisivi irrealizzabili, condurre un talent show come Amici e, o X Factor. E chi ne ha più ne metta. È riuscita in questi giorni a mostrare il suo lato più tenero venendo etichettata giustamente come una ragazza educata e rispettosa. Certo, molto spesso i suoi racconti inerenti a uomini e donne e al suo immenso amore con l'ex tronista Andrea Damante hanno annoiato il buon Cristiano Malgioglio, le sue gif sono ormai cult, e Serena Grandi, che ultimamente ha avuto grossi problemi di stomaco oltre ad aver litigato con il cantautore. Tutto bene se non fosse per la gaffe di Giulia Delellis commessa nella notte. La sua uscita sui figli dei gay che, secondo il suo pensiero, diventerebbero automaticamente gay proprio non è piaciuta e attualmente su social i commenti su di lei sono quanto di più lontano possibile dall'ammirazione.